Borsellino, che è sempre molto affettuoso con me, e veramente questo è stato il più grande onore della mia vita. E prendo un po' di respiro. Allora, volevo parlare un attimo di Calabria, anche se siamo in Sicilia, visto che è vicinissima, e vorrei parlare brevemente di un giudice che è vivo, ma che a mio parere è ad altissimo rischio in questo momento. Questo giudice si chiama Pierpaolo Bruni, PM di Crotone, ex applicata alla DDA di Catanzaro, che dopo aver avuto il consenso per il rinnovo dell'applicazione alla DDA da parte sia del suo procuratore generale, del procuratore, sia dal procuratore della DDA di Catanzaro, non è stato riapplicato perché Dolcino Favi, indagato dalla Procura di Salerno per corruzione giudiziaria, ha rifiutato questo consenso. Questo perché bisogna continuamente ridurre al silenzio rispetto a un sistema devastante che ha tolto il futuro a tutti i calabresi. In Calabria c'è un sistema che Luigi De Magistris stava cercando di scoperchiare e che adesso Pierpaolo Bruni sta di nuovo indagando. E uno dei principali protagonisti di queste indagini, sia in Poseidone, sia in Guainot, sia nelle nuove inchieste di Pierpaolo Bruni, è l'attuale vice presidente dell'autorità garante della privacy, un ruolo delicatissimo ed il più pagato in assoluto dallo Stato, e si chiama Giuseppe Chiaravalloti, ex magistrato, ex governatore, ex commissario speciale per i rifiuti, che parlando al telefono e riferendosi a Luigi De Magistris ha detto: lo dobbiamo ammazzare, anzi gli dobbiamo fare le cause civili e ne passiamo alla camorra la gestione. Un uomo come questo ancora è al potere e insieme ai suoi complici copre continuamente le inchieste più scottanti degli ultimi anni. Il nostro libro, il libro che scrivemmo con Emiliano Morrone nel 2007, man mano è stato fatto scomparire, come è scomparso anche il nostro editore, addirittura non ci rispondono in nessun modo, proprio perché parlava di questi argomenti. Si continua a imporre il silenzio. Io volevo dire a chi mi vuole ammazzare soprattutto, che se mi ammazzano venderò 3 milioni di copie del mio libro, stronzi, ricordatevelo. È una vergogna che ci sia gente come Dolcino Favi ancora a dirigere la procura di Catanzaro. È una vergogna, mentre a Picella, un magistrato serissimo, gli hanno tolto persino lo stipendio e nessuno parla. A Crotone gli hanno scaricato 380.000 tonnellate di rifiuti cancerogeni in piena città, ci hanno costruito le scuole, questi animali, e questa cosa si sapeva dal 99. E nel 2003 c'è stata una commissione parlamentare speciale sui rifiuti e sapevano tutti, fino al Presidente del Consiglio, e ci è voluto il 2008 affinché Pierpaolo Bruni mettesse mano su queste carte e sequestrasse questi siti. A Crotone ho visto i bambini di 8 anni senza capelli per le chemioterapie, muoiono come le mosche, e nessuno dei miei calabresi è sceso per strada a protestare, nessuno, e odiano me, odiano Emiliano Morrone, odiano chiunque parli. Io parlerò sempre e parlerò ancora di più se mi ammazzate, bastardi.